C'è amiche e c'è amici, il caso non esiste, tutto ciò che ti accade ha un motivo. Questo non significa che tu non hai libero arbitrio, che non puoi esercitare, ma significa che noi viviamo e sperimentiamo soltanto delle cose di cui abbiamo creato le cause e le condizioni. Quando ci capita qualcosa, sperimentiamo una sensazione, qualcosa, perché noi abbiamo creato cause, karma e condizioni. Le condizioni sono è un altro karma, un'altra azione che mi fa maturare un seme. Le condizioni un po' come innaffiare, vuol dire ho seminato il seme, innaffio, e quindi innaffiando quel seme specifico faccio maturare le condizioni affinché quel seme germogli e ne sperimento, diciamo, il gusto del seme, il frutto, che poi è la sensazione karmica di piacere o di sofferenza. Noi nel samsara in realtà siamo esseri che proviamo sensazioni. E quindi nulla capita per caso, tutto ciò che ci capita in qualche modo l'abbiamo generato noi. Questo ci dà molto potere di creazione. In realtà siamo veramente esseri creatori, che possiamo creare, come dire, la nostra realtà, la realtà che sperimentiamo. E quindi abbiamo il libero arbitrio soltanto se abbiamo la consapevolezza. Questa è la, diciamo, la caratteristica che ha un Buddha. Un Buddha è consapevole degli effetti che produrrà ogni azione e dei semi che farà maturare ogni azione che fa. E questo vuol dire avere il libero arbitrio, perché altrimenti libero arbitrio è veramente poco, perché se io sono ignorante e non so come faccio a esercitare questo libero arbitrio. È un po' come dire uno che non sa dove andare, cioè sa più o meno dove vuole andare, però è una città che non conosce, non c'è nessuno, non ha nessuna piantina, nessun navigatore, va un po' a tentoni. Certo, ci sono anche probabilità che possa arrivare dove lì a destinazione, magari non la conosce neanche bene, arriva alla destinazione e non sa neanche riconoscerla, quindi diventa tutto veramente difficile. Nel momento in cui uno acquisisce la consapevolezza, allora diventa consapevole di ogni azione che fa. E questo è esercitare il libero arbitrio, significa avere... Allora io ogni azione che vado a fare so esattamente quali condizioni andrà a far maturare, so esattamente quali cause genererà e quindi quali frutti un domani potranno maturare. E se esercito libero arbitrio andrò a mettere in atto delle azioni che faranno germogliare dei frutti positivi e creeranno delle cause positive. Quindi tutto ciò che ci capita ha un motivo. È il fatto che noi non ne siamo consapevoli di questo motivo, per cui ci muoviamo a tentoni. Siamo, come dire, come una barca che va in mezzo al mare alla deriva, perché viene trascinata dalle correnti e non ha capacità di timone o di stabilizzare la barca e farla andare nella direzione che vuole. Quindi più consapevolezza riusciamo ad ottenere, più riusciremo a esercitare il libero arbitrio. Altrimenti libero arbitrio senza la consapevolezza e la conoscenza non se ne esercita, e la consapevolezza e la conoscenza si acquisisce solo attraverso un percorso di crescita interiore, un percorso che non finisce mai, non si esaurisce con la morte, e la morte rappresenta un momento importante, però è un momento importante perché è un momento di passaggio, e quindi se noi sappiamo sfruttarlo nel modo giusto siamo liberi da molte cose nella morte. Ad esempio siamo liberi dal corpo fisico e quindi abbiamo molte più possibilità, però dobbiamo averne la consapevolezza, quindi dobbiamo esercitarci in primis in vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di postare una domanda nei commenti e ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!